Dopo mesi arriva la verità su un ex cavaliere di Uomini e Donne. Mentre era nel programma aveva una relazione fuori. Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti di Canale 5. Le storie del protagonisti e le frequentazioni coinvolgono fortemente i telespettatori, tanto che gli ascolti dimostrano il successo del format. Da qualche settimana si è conclusa la stagione 2023-2024 che ha visto in onda parecchi colpi di scena, come l'abbandono di Ida Platano. Quest'ultima ha infatti deciso di finire il suo percorso senza una scelta. Dopo la segnalazione su Mario Cusitore, che parlava della sua presenza in un BB insieme ad un'altra donna e l'autoeliminazione di Pierpaolo, l'ex tronista ha lasciato la sedia rossa. A nulla sono servite le dichiarazioni del primo che ha confessato di provare qualcosa per lei. Ida è apparsa molto decisa e gli ha spiegato di non potergli dare una seconda possibilità. Nelle ultime ore, però, in merito al programma e precisamente a un ex cavaliere, è arrivata una soffiata decisamente pesante. Uomini e Donne, arriva la soffiata sull'ex cavaliere. Ecco perché è stato cacciato. Biagio Di Maro è stato un grande protagonista di Uomini e Donne. Ha fatto parte del parterre maschile per diverso tempo e ha avuto modo di conoscere molte donne. Solo che circa un anno fa è stato cacciato da Maria De Filippi. In tanti hanno sempre pensato che la decisione della conduttrice sia arrivata in seguito al comportamento scorretto dell'uomo nei confronti delle dame. Ebbene, da quanto trapelato nelle ultime ore, non sarebbe questo il motivo. A riportare la verità, come fa sapere Anticipazioni TV, è stato il figlio dell'ex cavaliere. Su TikTok ha infatti rivelato perché suo padre è stato mandato via. La verità, mio padre Biagio Di Maro, mo ve la dico io la verità. Perché tanto ormai il nostro rapporto si è spezzato. Lo sapete perché è stato mandato a casa? Perché stava con un'altra fuori. Lei aspettava, perché lui le diceva, io non vado più, io voglio te, e invece no. Da quanto riportato dal figlio, sembrerebbe quindi che Biagio sia stato cacciato da Maria dopo la segnalazione arrivata dalla stessa donna. Ebbene sì, sembrerebbe essere stata proprio la compagna a raccontare la verità alla produzione. Dopo circa un anno di relazione, dopo 9 mesi, un anno che stava con mio padre, lei che ha fatto? Ha chiamato la redazione. Per questo l'hanno cacciato. Dopo mesi dalla sua uscita di scena, solo adesso è arrivata la soffiata sull'ex cavaliere. A quanto pare sarebbe stato invitato ad andare via perché, parallelamente alle conoscenze nel programma, stava portando avanti una relazione fuori.